vada mantenuta viva per rafforzare quanto ciascuno di noi ha imparato nel tendere la mano verso chi aveva bisogno di aiuto. Anche le istituzioni territoriali hanno sperimentato che il metodo del fare bene insieme è più efficace se si ascoltano con attenzione e disponibilità i bisogni delle persone, sperimentando poi che chi dà riceve molto di più di quanto dà. E allora, nella ricostruzione, il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé. Non sono parole mie, ma del Capo dello Stato, espresse nel marzo di 3 anni fa, che ci ricordano appunto la tragedia che abbiamo vissuto. E allora il senso di vicinanza alle vittime del coronavirus che oggi ricordiamo, voglio sperare, credo che lo speriamo tutti, che tenga vivo quel senso dell'impegno in scelte concrete e operative quando la nostra coscienza di cittadini ci richiama a una pronta e sollecita solidarietà. Grazie.